C'è qualcuno qui? Addirittura. C'è qualcuno che vuole venire qui a parlare con noi? C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno può risponderci con un sì o con un no, per favore. Sì, sotto. Puoi parlare con questo strumento. Abbiamo delle telecamere. Abbiamo degli strumenti con cui puoi prendere energia. Dici il tuo nome, per favore. Dici il tuo nome. Don? Sappiamo che sei un don, per me non ci hai detto così. Quindi ti chiami Don? Puoi dirci dove ti trovi in questo momento? Dici dove sei. Comunque è strano che faccia così, eh? Non ho mai fatto, fa molta fatica oggi. Donna, sono tu queste ossa? Ti va di scandirci bene il tuo nome? Non mai. No, questa era mattino, eh. Questa era mattino, raga, eh. Sembra. Cosa hai detto, Robby? Non ho capito. Ho detto sì, è vero. Questa era latina, mi sembra. Erano le tue queste ossa? Interagisci con questo strumento. Vuoi che scendiamo giù? Guarda il K2! Fino al rosso è andato. Jerry, tu stai guardando giù.
vuoi che andiamo giù? Non provare a scendere su, scendo solo io, vediamo se... Piazzerei la telecamera che c'è qua. Andiamo giù e proviamo a fare le domande per vedere se c'è qualche riscontro. Voi da qua cercate di capire se ci sono dei rumori ambientali e Vanessa tu con lo zoom cerchi di capire se, cioè da dove arrivano. Jerry, chiude la fotocamera. Ancora, devi venire ancora fuori. C'è ancora tutto molto... Ho dei senti di là. No, ma di là c'è stata una invece. Cioè, l'ho sentita proprio stare acceso. Perché c'è la tunica viola qui per terra. Viola? Un vescovo. Oh, cazzo, sì. C'è il cranio qua dentro. Dove? Sì. Questo è il teschio. No, non ci sono qua. No, no, ma secondo me ci sono tutte le altre ossa sue. Esatto. Queste sono tutte in questa è un'altra con le ossa. Ragazzi, questa esatto. Non ce n'era solo una. Probabilmente erano tutti così dentro. Sì, esatto. Sì. Poi prendi quella lì. Un'altra. Questi probabilmente erano tutti vescovi storici della chiesa. Conservati qua dentro. Così. In cassetto, mamma mia. Raga, proviamo piuttosto quel K2 anche. Sì, sì. Ma perché? Ci sono così tanti. Fuori. Quella sotto era una cripta. Sì. Probabilmente in origine non aveva il cimitero questo posto. Tutte queste case sì, sono prese. Sì, ma lei dura tanto. Ragazzi, è pieno di cadavere. Sì. Cazzo. Che coglione. Jerry. Mark. Jerry è sceso giù e è una cosa veramente terrificante. Mi auguro che non succeda niente. Sta anche riprendendo in modo tale che anche voi potete vedere le immagini. Ah. Sì, stiamo andando un po' oltre oggi. Ok, siamo all'interno. Dentro questi, come potete vedere, dentro questi involucri giacciono ancora i resti dei vescovi storici della chiesa. Qui abbiamo degli altri resti. Oddio. Raga, è un cimitero praticamente. Quelle che vedete qua sono tutte piccole tombe dei sacerdoti che servivano in questa chiesa. Mio Dio, ragazzi, questo è un femore. Questo è un femore. Sì, qui abbiamo... Già metti il vostro strumento? Sì. Ah, qui c'è un altro femore. Guardate. Allora, io vado giù là. Faccio luce un po' secondo. Secondo me quei nomi che sono scritti là sono tutti i nomi dei vescovi che sono dentro le cassette. E c'è scritto solo una cosa di latino con la mossa. Può essere, ragazzi. Chiave mossa, qui è in occhio il tempo e riposita in pace, qui se... ok. Questa riposa in pace e qui è... che ritaglia così? Basta contare un attimo su Caterina. Caterina, sì, è la famiglia. Quindi sono le famiglie. Nati e morti. Sono otto salme. Cioè, stesso cognome, tipo... Sì, sì.
sì, Caterina Ghirardelli è una delle... Perfetto. Mamma mia, è anche di irreale, cioè vedere una persona entrare in una cripta così... Questo è probabilmente il tubo che hanno utilizzato per spaccare le cripte, le tombe. Però non è detto che ci sia il nome proprio suo, perché i Don, sai che hanno anche altri nomi, hanno Don, Mario, sì, esatto. Magari si chiamano in modo diverso. Guarda qua. Cosa? 1799. Mamma mia. Sì, 1799. C'è qualcuno qui? In questa cripta? Se c'è qualcuno qui... Vuoi venire ad accendere lo strumento che abbiamo in mano, per favore? Magari c'è qualche Don? Don Mario? Vieni qua sotto? Vieni qui ad accendere i nostri strumenti, facci sentire che sei qui. Abbiamo uno strumento che può metterci in comunicazione con te, dove puoi farci sentire la tua voce. Ti va se lo usiamo? Cos'è stato? Per farci sentire la tua presenza qui, se tipo puoi anche toccarci, dacci prova, dai prova anche a Jerry che qui c'è qualcuno, che queste ossa appartengono a qualcuno. Hai sentito? Sì. Senti. Prova a bussare gli anni. Ma li vedi qui, grazie. Eh sì. Che cazzo. Prova a bussare gli anni. Puoi rifare questo rumore che sta facendo Jerry? No, sulla lapide. Puoi fare questo rumore che sta facendo Jerry? Sappiamo che sono state fatte delle cose brutte dentro questa chiesa. Sappiamo che... queste ossa sono state tirate fuori dalle persone cattive. Sì. Wow, Orbs. Orbs. Orbs? Sì. Cioè, guarda qui. È tipo... palline sferiche. Se non ho detto una cagata. Sì. C'è qualcosa anche qua. Raga? Sì? Sì? Ma c'è un rumore di vespe da voi? No. Un rumore, rumore di vespe. No. Può essere che sia solo giù. Nel caso, opla. Ragazzi, io con le ossa veramente ogni volta che le guardo. Anche perché durante la decomposizione gli aceri hanno iniziato a corrodere il metallo, cioè.
acceso lo strumento, la macchina fotografica ha ripreso a scattare. Questa è una cosa un po' strana, in quanto la macchina fotografica scatta solo quando rileva un movimento, quindi particolare. Sì, sì, l'ha detto. Porca. No. Ce l'ha detto. Stiamo facendo. Sì, questo l'ho capito anch'io. È chiaro. Sì. Ma si sta parlando? Ancora? Sta andando da sola? Incredibile. Aia. Sta succedendo qualcosa, amici. Ancora? Ora non ti vuole far vedere. Cosa? Sembrava un organo, tipo... Ha iniziato a sbiadare la macchinetta, sembrava un organo. Quando si dovrebbero sentire le parole, cioè, con quelle interferenze che si sentono staccate, cioè, questo è il rumore continuo. Il rumore continuo c'è sempre, però sopra c'è una parola. Okay. Cosa che in teoria sarebbe impossibile, perché quel rumore sta a significare 100 frequenze radio che continuano ad andare. Ed è impossibile che faccia una parola completa. Cioè un po' tipo intercettare delle radio, cioè tipo radio. Quelle radio. Sono stazioni radio, però... Sono mischiate. Continuano a cambiare in ogni millisecondo e è impossibile. Riusciamo a guardare adesso che si è bloccata se c'è qualcosa su una... Che potrebbe anche essere fumo. Vuol dire che funziona, ragazzi. Di solito rileva. Ah, però vedi, ci sono anche orze. Vuol dire che funziona. Vedi, quello è un orzo. Qui c'è un po' di roncia. Qualche momento di luce può essere... Cos'è? Un vento. È troppo sensibile. Sì, sì. Fa veramente paura. C'è uno spostamento. Domani sei sul Times. Sì, sì, praticamente sì. E ti supportiamo noi. Ti supporta Carletta. Ecco qua. Però, anche l'altra volta è stata toccata e non l'ha fatto. Sì, però qua sopra, no? Strano, sì. Ho visto un po' su quel posto. Può fare interferenza serenamente. Sta impazzendo. Cioè, ragazzi, muoviti. Cioè, non sta scattando. No. Però aspetta, perché io ho visto una roba. Ci sono io qua. Evidentemente ci racconta proprio la variazione di colore. O di ombre, o di luci. Okay. Cioè non tiene conto del fatto che passa una sagoma, tiene conto che c'è un qualcosa di o più caldo o meno caldo nell'immagine, evidentemente. Io non saprei spiegarlo. Guarda questa, vedi il fumo. Io ti vedo sconvolta. Non tocco più. Don't touch. Magari da qui, Può essere. Allora, queste sono ancora vuote. Quelle che sono state riempite sono questa e questa qua. Per il resto non sono mai state riempite. No, le altre no. Ok, andiamo. Stiamo salendo, ragazzi. I ragazzi stanno salendo. E quindi la struttura stanno passando ancora di fianco. A questo cumulo di ossa. Come è andata, ragazzi, lì sotto?
pare che abbiamo scatenato qualcosa qua sopra. No, no, sicuramente. Cosa è successo? Come andate, Jerry? Ah. Aria. Ce ne vede sono bene? Qualcosa tipo 5 o 6 queste giù. Giusto. Sono delle tombe a tutti gli effetti.